Buon viaggio! Si vola! Parking. Io dovrei parcheggiare una Smart dalle 11 di oggi fino a venerdì attorno alle 13. Tutte le cacchio di volte che mi muovo mi riempio di robe addosso, ma non riesco a muovermi, quindi mi dà un fastidio micidiale. Ok, abbiamo recuperato lo scatolotto di Dario con la SIM. Sono in autostrada, mi sento quasi uno di quegli indiani dei film, mentre fanno i taxisti fanno anche i receptionist. Sembra di essere su un elicottero o sulla Smart. Ah, sono quasi arrivato al parcheggio. Praticamente ho parcheggiato a Ferrara. Ho fatto il check-in, dato che sono un fortunello abbiamo mezz'ora di ritardo sul volo. Ciao Elione. Amsterdam 4 in ritardo. Thank you for your call. A occhio c'è un bel meteo ad Amsterdam. Atterrato all'aeroporto di Amsterdam, c'erano le porte che giravano, bisognava calcolare il tempismo per beccare la coincidenza. Ricongiunti in quel di Amsterdam, fa un freddo bestia, sembra di stare ad Amsterdam, in Russia in realtà. Sono le 11, stiamo andando a mangiare il McDonald's sgarrando la dieta. C'è il lockdown, non c'è nulla di aperto, siamo usciti adesso all'incontro. Una bellissima presentation in English. Camminando in una desolata Amsterdam chiusa per lockdown. Quindi il tuo consiglio su Bitcoin è? Compra tutto. 8:34 e piove. Sai perché con le case hanno i ganci per fare i traslochi? Issano i mobili. Hanno le porte troppo piccole e non ci passano i mobili. Vedi le case inclinate, le facciate. Perché così quando tirano sui mobili non sbattono contro i muri. Quando... Guarda quella. La si vede parecchio, è la Torre di Pisa. I ganci che per intenderci sono quelli là. Ora andiamo a fare colazione, per esempio. C'è Primark. Siamo in ritardo, Dario. Andiamo! Appena finita una call di 2 ore. Comunque è stranissimo. Cioè, Amsterdam ha un meteo incredibile. Adesso è tornato sereno, ma per un frangente ha nevicato. Rientrando in hotel dopo un pomeriggio di meeting devastante, e ci aspetta live streaming sull'Ad School di Marketers. Can you come to Highlander Hotel, sir? Right side, black building. Questa è la nostra cena. Buon appetito. Le 24 ore ad Amsterdam di Mattia Bonetti stanno giungendo al termine. Faccio da cazzo. Siamo all'aeroporto, stiamo per prendere volo per tornare in patria. Mattia va a Ferrara, io vado in Val di Fenna. Io lo so che mi tocca di rimanere ad Amsterdam, mi hanno fatto la registrazione col passaporto e io non ce l'ho il passaporto qua con me. Sì. Ma perché mi fa così bianco questa camera? Dobbiamo evolverci Collection 2, eh? Così Mattia potrà stupirmi con gli effetti speciali. Esatto! Da, secondo te è un po' impara? Un pochino. La vedo un po' in paranoia. Io non ho capito perché questa mascherina mi sta sempre così storta. Sono stati 3 giorni, boh, strani in realtà, non abbiamo potuto fare niente di che. Abbiamo per lo più lavorato. Ma tornerò presto ad Amsterdam perché è una città molto divertente quando è aperta tutta. Abbiamo capito perché non ci hanno controllato né il Green Pass né il documento, quindi potevamo essere tipo Osama Bin Laden e tutte le malattie del mondo. Signale, cosa stai facendo? Cristo. Vediamo questo airplane.